Se avete bisogno di crediti, EasyVault, link e codice coupon qui in descrizione. Eden Hazard l'ho provato in prestito e il suo prezzo, secondo Futubin, è di 97-98 mila crediti. È un prezzo che ci può anche stare, volendo, essendo che è uno dei migliori nel suo ruolo nella Liga Santander attualmente. Però, secondo me calerà ancora. E salve ragazzi, bentornati o benvenuti sul canale di Noi Malati di Foot. Se il video vi piace lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale attivando la funzione della campanellina. E qui in descrizione troverete i link ai nostri social, quali Facebook, Instagram e gruppo Telegram. Per PSN card italiane ad ottimo prezzo, eneipo.com, trovate il link qui in descrizione e anche il relativo codice coupon qui in descrizione ragazzi. Allora, le stats parlano chiaramente. È un giocatore con rapidità e dribbling come punti centrali. Può ricoprire vari ruoli volendo sì. Quali? Magari il COC. Io addirittura sono arrivato a metterlo come attaccante. Mi direte, Giovi, Hazard, massimo COC, attaccante? No. Vi spiego la mia opinione. Praticamente ora si possono mettere queste carte con 82, 83 di tiro, anche se sono esterni in attacco, perché possono rendere. Un 82 in attacco, in tiro è ottimo. E lui il tiro ce l'ha. Magari non tanto dalla distanza per livello 78, però in area non avrà problemi nel tirare benissimo a giro, a pallonetto e anche d'esterno. Infatti queste sono le sue qualità, tiro a giro e tiro d'esterno. E il tiro in generale è veramente ottimo. Si posiziona bene in campo come attaccante, volendo anche come attaccante esterno o ala. E il suo work rate è buono, medio difesa, alto in attacco. Come piede preferito abbiamo il destro con 4 di piede debole, il passaggio è altrettanto interessante, ha le qualità giuste per un assist man sia in attacco sia magari come trequartista. Il cross non è particolarmente interessante con quasi 77, ecco perché magari non è molto consigliato come ala, soprattutto se dobbiamo crossare assai, però se vogliamo tipo usarlo come ala e rientrare, allora lui riuscirà bene grazie al dribbling, perché il dribbling è veramente interessante. Il minor numero che abbiamo è la reattività 86, però il resto andiamo alla grande. È un giocatore che non ha problemi nell'agilità, nell'equilibrio, nella reattività, nel controllo palla, nel dribbling puro, senza le skill, nella freddezza. 90 in freddezza è tanta roba, però diciamo che quella freddezza va abbinata anche alla capacità di tiro e di passaggio, ecco. Quindi se abbiamo magari un 90 in freddezza, però poi abbiamo un 69 in tiro, non è che influisce la freddezza, ecco, influisce il tiro, giustamente, e giustamente. La resistenza non è male, 82, non mi è piaciuta particolarmente la forza, ecco, perché purtroppo non è molto forte fisicamente, ci può stare perché da ala non va sfruttata appieno la forza, da attaccante si può sentire invece questa pecca. Il tiro, già detto, la velocità invece è interessante, perché? Perché abbiamo un giocatore che sul breve accelera tantissimo con 92 in accelerazione e sul lungo può andare bene con 86 in velocità scatto, che sarebbe velocità massima. Non vi ho citato le 4 skill, che sono assolutamente ottime, e devo dire che abbinate a questo dribbling ci stanno veramente bene. 4 di piede debole, che sono altrettanto ottime queste altre 4 stelle, perché ci permette di effettuare ottimi passaggi, ottimi tiri, sia di destro e sia di sinistro. Però non è perfetto ovviamente, non è ambidestro, però ci può stare. Come altezza 175 cm con 74 kg di peso. Come alternativa vi posso dire un Ansu Fati Potm, poi c'è un Carrasco, c'è un Dembélé anche volendo. Come stile d'intesa l'ho provato col base ci siamo, perché secondo me può andare ad aumentare, anzi va ad aumentare le stats giuste, oppure magari se non mi interessa particolarmente aumentargli la velocità, secondo me ci potrebbe star bene volendo anche un Predatore. Abbiamo un 91 generale di tiro, un 90 di passaggio, che male assolutamente non fa, anzi ottimo, messo come COC con Predatore è tanta roba secondo me. Come indice di imbridabilità da 1 a 5 gli do un 4-4 più, perché è un giocatore del Real Madrid, top club, top lega e top nazione Belgio. Possiamo metterci un Lukaku, possiamo metterci un De Bruyne, possiamo metterci altri giocatori del Belgio interessanti, ecco, secondo me ci può stare. Ma venendo alle conclusioni, il mio voto per questa carta è un 9+. 9+ che si merita assolutamente, è un 9+ continuo, e vabbè, ormai penso che si sia capito. Quanto può durare questo voto? Beh, secondo me
se comunque riesce a mantenere un prezzo abbastanza costante, nel senso che non va a salire, va solo a scendere, perché alcune volte alcune carte salgono, se arriva anche un prezzo di 80-70 mila crediti, può essere una carta valida fino a fine novembre, anche metà dicembre, forse anche verso i toti, dai, voglio spingermi oltre. Ma ragazzi, ditemi voi cosa pensate di questa carta, di questa review. Se vi è piaciuta, lasciate un mi piace, un commento, una condivisione, hashtag NMF, e qui vi saluto e vi ringrazio. Ciao belli!